Ma sì, sicuramente non c'era momento migliore, no, per festeggiarle. È un pensiero voluto a tutti i costi, perché ci tengo tantissimo. Qualcuno di voi mi conosce e sa quanto ci posso tenere all'Avellino, quindi sicuramente ci stavamo complicando la vita da soli. Non è possibile una squadra come la nostra, vinci 2-0 in casa e quasi quasi la perdi pure, però. Santo, santo di Gaudio ci ha pensato lui stasera a farci passare una serata sicuramente, sicuramente diversa. Allo stesso tempo, però, non dobbiamo esaltarci perché, appunto, come dicevi anche tu, è il pensiero vero. Perché non mi piace dire bugie. Siamo una squadra camaleontica, altalenante. E se oggi abbiamo dato il 100%, mercoledì dobbiamo dare il 200% perché l'abbiamo vissuto con la Viterbese e con il Francavilla. Perché per noi, comunque. È importante risalire piano piano ma volando bassi. Ma sì, sicuramente il primo tempo, i due tiri del primo tempo, soprattutto il primo mi è partita bene, però il portiere del Foggia era a 2 metri e magari un altro portiere un po' più basso avrebbe fatto un miracolo, avrei fatto gol, non lo so. Però sul secondo, se avessi preso lo specchio della porta, lui era rimasto fermo, però non fa niente. L'importante è aver vinto, era fondamentale per noi vincere. Una partita del genere, così sentita dalla piazza, e dopo soprattutto un momento non bellissimo, dai. Ma il calcio è bello per quello, no? Sicuramente poi la società ha ritenuto opportuno farmi restare. Sicuramente non ho passato una bella estate, no? Se ne leggevano di cotte e di crude. Però faccio di mestiere il professionista. Una volta che la società ha ritenuto opportuno farmi restare, rientravo nel progetto tecnico. Sicuramente mi sono messo sotto anche se non partendo bene, perché se vi ricordate bene, io con l'allenatore precedente non giocavo, facevo altre scelte. Però io questo non lo discuto perché ogni allenatore fa delle scelte, no? Viene pagato per quello, come noi veniamo pagati per andare in campo. Però sicuramente, ritornando a quello che mi ha detto lei, a me non piace pubblicare o far vedere. È stato un momento fino a qualche partita fa che avevo una costola incrinata. Quindi dovevo stare almeno 2 settimane fermo, ma ho parlato subito e ho detto non esiste proprio. Siamo andati a comprare un busto, ho detto io devo giocare, cioè, non è possibile, non voglio stare fermo, non me la sento. Quindi questa era la verità che poi piano piano si sta rimarginando, anche se è ovvio che un po' di dolore ci sia sempre fino a quando non sto totalmente fermo. Questo lavoro con il mio corpo, quindi non posso stare fermo, ma non è quello il problema, questo passa in secondo piano. Però sicuramente a maggior ragione non mi sono mai tirato indietro. Mi dispiace per gli ultimi mesi della scorsa stagione, dove sicuramente non ho dato il 100% e quello è stato un dispiacere, soprattutto poi non affrontare la partita stessa con il Foggia ai playoff. Però purtroppo avevo il Covid, io e la mia famiglia, è andata così, sono andate. Purtroppo, come ci prendiamo il buono, ci prendiamo anche il cattivo. Però sono contento di come stia procedendo quest'anno a livello personale. Di squadra sarei ipocrita perché sicuramente non è bello fare un campionato anonimo, tra virgolette, perché viaggiamo tra alti e bassi. E quindi mi auguro che sicuramente insieme ai miei compagni riusciamo piano piano a risalire, ma sempre volando bassi, perché poi creare aspettative in questa piazza non è tanto bello, no? Anche se questa piazza vive di pane e pallone allo stesso tempo, quindi mi auguro che giorni come questi, che ce ne siano altri 300, 400, 500, perché è veramente una gioia assurda, come col Catanzaro pareggiare alla fine, no? Dopo che perdevi 2-0, quindi sicuramente sono contento e orgoglioso di aver fatto oggi 100 partite con questa maglia. Grazie.